Marco Boccia, ospite ieri di Vivissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, ha da poco terminato le riprese del suo ultimo film, A Tor Bella Monaca non piove mai. Questo è il titolo tratto dal romanzo autobiografico scritto nel 2016. È apparso entusiasta, ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e avrebbe detto a Silvia Toffanin: ho il pallino della scrittura, fin da piccolo ho iniziato a recitare alle superiori. Anche se all'epoca il mio sogno era di diventare pilota di aereo automobilistico, per arrivare fin qui ho lottato con un passo, mi emoziono moltissimo se ci ripenso. Devo controllarmi perché quando mi emoziono tendo a dire parolacce. Vengo dalla provincia, 20 anni fa era complicato immergere questo film Lo Sogno da 15 anni. Il primo giorno sul set è stato davvero molto emozionante, ma ho visto grandi attori pronti a darmi l'anima. Nel film recita anche mio nipote Elia, è solo un bimbo, ma la stoffa dell'attore. Il primo film di Bocci uscirà il 28 novembre. L'attore e il regista avrebbe detto: andrò alla prima con mia moglie, Laura Chiatti. È lei che mi ha sostenuto e mi ha dato una grande forza in tutti questi anni. Non andremo con i nostri bambini, non è il caso. Sul film Marco Bocci avrebbe infine detto: per il libro ho scelto Tor Bella Monaca perché è un quartiere simbolo della periferia di Roma e ci ho vissuto in passato, ma rappresenta un qualsiasi quartiere periferico di ogni grande città. Il passaggio dal libro al film non è stato semplice, ma volevo comunque rendere l'idea di quei personaggi che spesso sono emarginati, sconfitti o perdenti. Vi ringrazio per l'ascolto. Dunque, Marco Bocci non si monta la testa, va avanti per il suo percorso senza paure e senza incertezza di sorta. Iscrivetevi se vi va, commentate, datemi le vostre opinioni. Un saluto a voi, italiano, narrato italiano. Questo video non vuole ledere la parola di Marco Bocci, grazie.